Questo è il Parlamento della Namibia. I deputati stanno 5 anni e sono soprattutto neri. In mezzo c'è il Presidente del Parlamento e poi tutti gli onorevoli. Proprio fuori da Windhoek, una bella township. Baracche, 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 dove vivono i meno privilegiati. Bismarck Street, dove i piedi puzzolenti e lerci non vengono accettati. Bismarck Street, questo è il centro. Il tramonto a Swakopmund e sta arrivando la nebbia. La strada nel deserto, dove praticamente vai sulla collina, sconfini e non sai cosa c'è dietro. Cosa ci sarà dietro? Un'altra strada nel deserto. Siamo a Walvis Bay, che vuol dire Baia della Balena. Infatti praticamente c'è la città, poi c'è tutta la striscia del porto e poi c'è un molo lunghissimo, è un po' sabbioso, fangoso. È consigliato non andarci in macchina, con la propria macchina, anche se è un 4x4, perché è un po' così, un po' tutto paludoso. Ci sono delle meduse giganti. Qua le vediamo proprio da vicino. Praticamente smuovono l'acqua con i piedi e filtrano con il becco. Si sente anche il rumore, forse fanno. Il balletto, con i piedi smuovono l'acqua e col davanti filtrano e fanno il balletto. È il balletto del fenicottero, il flamingo della baia di Walvis Bay. Una duna salata. Affondo nella melma salata. È difficile non vedermi da qua. Sale a manetta.
nulla, sempre più nulla. Com'è quest'acqua? Puzza da bestia. Veramente puzzolente. Uccelli morti, ossa di uccelli, rossa foghenta, rossa 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 quest'acqua qua. Chissà che buona acqua è. Tipo l'acqua toccami e poi muori. Andiamo a caccia di foche. Allora, da Svacompund si prende questa stradina e si arriva fino a Walvis Bay. Per l'aeroporto si va alla Duna 7, invece se si vogliono vedere le rotaie del capo si fa questa parte qua e si arriva fino al Pelican Point, dove c'è anche il faro, e il faro è quello lì. Ha fatto il buco nella sabbia. Se guarda che è uscito dalla sabbia. No, incredibile. Bella, bella, bella. Ciao. Come finire in mare con la Jeep? 10 semplici mosse. Come ribaltarsi? Altre semplici 10. Aiuto. Pelicano. Se ne vengono a camera in bocca. Questa è la mia mano, per dire. Mi sono abbastanza vicino. Stiamo andando alla White Lady. Davanti abbiamo delle altissime montagne il cui picco raggiunge i 2573 metri. Siamo abbastanza alto. Secondo me la temperatura sarà sui 35 gradi.
Allora, dopo circa un'oretta di passeggiata siamo arrivati davanti a questo dipinto, dove praticamente si chiama White Lady. Invece un uomo. C'è stato fatto lo studio con la datazione al carbonio e praticamente le figure bianche monocromatiche sono di 2000 anni fa, invece quelle bicolore sono di quelle monocromatiche di 5000 anni fa, quelle monocolore quelle di due colori di 2000 anni fa. Allora, il dipinto è White Lady, solo che invece è un maschio, è uno sciamano. Praticamente le gambe sono di quel colore lì, perché dietro non tiene un arco ma tiene uno strumento musicale, e davanti tiene una coppa piena di polvere magica che praticamente lo sballava per vedere le visioni, perché quando aveva le visioni andava in un trance sciamanica e curava le persone, o sperava che facesse venire la pioggia, qualcuno che era incinta lo curava, lo faceva partorire, tutte queste robe qua. E praticamente le gambe sono bianche perché quando ballava nella cenere, la cenere saliva. Lui era sudato perché ballava tutta la notte, era fatto con un cammello e quindi si bagnava le gambe. E poi vedeva anche animali mitologici, come per esempio quello là, che praticamente ha la testa di animale e le gambe da uomo, o se no quello lì da parte della donna, che la donna è raffigurata con dei bastoni più piccoli, con le tette e il culo sporgente, come proprio come una donna di colore. E c'è quelli che ha la testa di animale e il corpo da uomo. Ci sono le zebre, ci sono gli gnu, che è quello là, e poi ci sono tutti gli omini che ballano. Prima si veniva da soli, ma c'era la gente che ci buttava sopra Coca-Cola o l'acqua per bagnare, per far esaltare i colori. Invece adesso ci viene accompagnati da una guida. Direi che è stata veramente, veramente bello. People. The Bushmen are the first inhabitants of this area. They were hunter-gatherers, they were nomads as well, they just followed the animals and the water. Now this was their only written language, that's why they had to draw what they had seen in order to communicate. They left small messages for the next to inform them about what animals to expect in the area where the water holes are. It was also to educate the younger hunters about the different footprints of the animals. Now this is all sandstone, it's quite a soft rock. They were using quartz, they hammered with two pieces. Allora, questa è praticamente come una lavagna dove spiegavano ai piccoli le impronte. Infatti là a destra vediamo le varie impronte del bufalo, tutti gli animali. Mettevano come firma i propri piedi, infatti in alto qua ci sono i propri piedi. Questa è una zebra, invece questa è una giraffa. E sono state scoperte da un tedesco nel 1920, e tutto questo sito, che contiene veramente tantissime incisioni, è diventato patrimonio UNESCO nel 2007. C'è anche un rinoceronte qua in alto. Questo è uno dei più belli e più importanti, perché praticamente c'è anche il leone. Infatti vediamo lì sotto il leone e sotto il rinoceronte. La coda del leone prosegue, va verso l'alto e ha una zampa a 5 impronte, 5 dita. E praticamente si pensa che sia l'incarnazione dello sciamano che entrava nel leone per poter cacciare meglio. Là vediamo gli animali che cacciava, un altro elefante. Ci manca il gogno, è un rinoceronte, mi sta guardando. Organ pipes, quindi i tubi delle colonne dell'organo. Praticamente sono colonne di basalto e niente, qua è tutto così. Non è proprio specialissimo, però è carino da vedere, è carino da visitare. Particolare, una formazione particolare.
ti fermi ti spaccio. Siamo arrivati alla foresta pietrificata. Circa 280 milioni di anni fa qui scorreva un fiume che ha trasportato delle piante dal centro dell'Africa fino qui. Qua sono state bloccate dalle montagne, che vediamo intorno. E praticamente questi alberi sono stati incorporati con terra, pietre, praticamente erano sotto terra, sotto diversi metri di terra, sotto pressione. Lentamente la sabbia è entrata all'interno del legno e senza ossigeno ha trasformato il legno in pietra. Un processo lunghissimo che poi nel tempo, con l'erosione, queste piante, alcune di queste parti di piante, solo il tronco, perché è stato trasportato solo il tronco, non rami e altre parti, è tornato alla luce in superficie e oggi le andremo a scoprire. Questo sito è noto dal 1940 e dal 1969 è monumento nazionale. E qui abbiamo dei pezzettini di pianta pietrificata. Questo si vede che è un tronco molto caratteristico, direi. Rimangono gli anelli del tronco che indicano l'età. Tutto, è stato tutto sostituito dal silicio. Siamo arrivati davanti a quest'albero, veramente, veramente enorme. Così a prima vista sembra una roccia normale, ma guardato attentamente si può dire proprio che è un tronco. Allora, è molto lungo, parte da là e arriva fino lì, ma qual è la parte visibile all'uomo? Cioè è stata la parte che è venuta alla luce dopo tantissimi anni, perché doveva essere seppellita da quasi fino a un chilometro di terra per iniziare questo processo. Possiamo vedere, e quindi va avanti, non si sa quanto va avanti. Possiamo vedere che praticamente qua erano dove uscivano i rami, qua dove uscivano i rami, branches, e va avanti. Qua si vede un buco all'interno del legno e qua si vede benissimo la corteccia. Questa è la corteccia della pianta pietrificata, completamente piena di silicio. Qua sotto si vedono gli anelli della pianta, si vedono tutti gli anelli. È diventata completamente pietra e praticamente è crepata, queste crepe, perché di giorno fa un caldo incredibile, infatti faccio fatica a tenere sopra la mano, fa veramente molto caldo, e di notte la temperatura scende, quindi quando si infiltra l'umidità ghiaccia, crepa e crea queste fratture. Col tempo fratture, tutto si disintegra e diventano sassolini. La cicala. Siamo arrivati, questo è abbastanza grosso, ma siamo arrivati a quello più enorme. Qua si vede proprio la corteccia, parte dell'albero. Peccato che è tutto crepato. E qua c'è il più grosso, la bestia. Parte da là in fondo, passa qua. Chi sei grosso, vacca boia. La guida dice che sono 40 metri di tronco e ancora è coperto, quindi magari sono anche di più. Era una pianta enorme, veramente gigante, vacca boia. Eh sì, perché qua va avanti, qua c'è proprio il nodo, anche qua. Questa è una Valvicia mirabilis, praticamente una pianta autoctona di questa zona qua, possono sopravvivere migliaia di anni.
Questa ha solo 50 anni, è un maschio perché fa i frutti e ha due foglie, una che è questa di qua e poi è divisa dall'altra da questa parte di qua, e vive prendendo l'acqua della nebbia che arriva dal mare. Ce n'è una vicino a Swakopmund che ha praticamente 1500 anni, è larga 3 metri. Questo è il maschio, adesso forse vediamo anche. Iniziamo il 22 agli insegna del ballare sulla jeep, safari autoguidato dietro una jeep con turisti che ha pagato 100 euro a testa, però ha il guidatore e viene portato in giro da uno che non si perde. Invece noi abbiamo la nostra macchina, un autista che come sta guidando? Ballerino, direi. Un autista ballerino, e abbiamo pagato 15 euro per entrare nella concessione. Abbiamo appena visto un ghepardo. È un leopardo, è macchiato. No, è un leopardo veramente. È macchiato. È puntini. Porco due, prenderlo magari. Ciao. Riesci a far retro? Stai fermo immobile. È un leopardo preso. Noi non l'avremmo mai vista. Non la vedevamo neanche se ci avevamo davanti. Questa è una iena macchiata. Come se la dorme. Dai, tira sulla testa. Ah sì, l'ha tirata su. Bravo, vedi che mi ascolti. Così, pronti e via. Un bel giraffone. Mangiano. Io sì. Sì. Che facendo un selfie? Sì, veramente. Io mi dico. Bisogna prendere qualcuno. Dopo aver portato delle donne Imba in macchina, siamo arrivati davanti a questi termitai giganteschi. Veramente, veramente enorme. Ci sono tutti i rami sopra. Alla faccia del termitaio. Siamo arrivati dagli Imba. Queste sono le Imba femmine. Facciamo dire. Thank you.
Sono duri? Basta. Eh no, devi farlo bene. Non mi capivo io poi. Esagerato. No, hai sbagliato. Ma che ti? Vabbè. Ma che guardi, poi ma che mi guardi? Ma che mi guardi? Ma che mi guardi? Sono bello? Fatemi dare una profumata all'ascella. Mamma mia, Maria, Santa Maria. Tu ci mi prende fuoco con la maglia. Una profumatina. E collo, sotto il collo. Sotto il collo. Sotto il collo. Sono un imba, ragazzi. Imba, ragazzi. Capelli. Capelli niente. Capelli niente. Capelli non ce n'ho. Abbiamo fermato due imba che stavano andando a prendere l'acqua. Gli abbiamo dato un po' d'acqua. Sono la terra appena messa loro. Una donna erero, praticamente loro utilizzano il cappello con le corna come simbolo delle mucche, allevamento di mucche, è la loro forza, è la loro moneta. Mucche, mucche, mucche. La tribù degli erero. Bellissimo vestito. Vediamo quanto l'acqua ha scavato. C'è da stare molto attenti dove si mettono i piedi, perché davanti a noi c'è proprio il burrone. Sentite che potenza. E c'è pochissima acqua. Quando c'è tanta acqua, tutta questa è la cascata. Si stende tutto fin di là. Quello è un piccolo baobab. Quello è un grande baobab. Bene ragazzi! Siamo proprio sulla bocca della cascata! La potenza incredibile! Se sbuio sono morto! Mi sto lavando! La videocamera è completamente bagnata! E anche oggi abbiamo fatto la nostra cacata quotidiana! Più in là è meglio non andare. Mi sto un po' cacando sotto. Guardate che bestia di baobab. Cioè, veramente grosso, grosso, grosso. Bello. Ehi!
cosa? Sta registrando una imba. Il salto del bimbo. Ah, è solo zoom. Dopo un bel po' di strada siamo arrivati a Ruacana, dove c'è la centrale idroelettrica, è la power station della NAM Power, la società elettrica che gestisce questa roba qua. Si visita solo la mattina su appuntamento, praticamente hanno deviato il corso del fiume e l'hanno fatto finire qua per produrre energia elettrica per il sud della Namibia, e le cascate probabilmente sono quasi completamente vuote. Un po' pantaloncino rotto, ma non tanto, appena appena, poco ma non pochissimo. Ed eccoci qua dove ci sono le cascate Ruacana, dove una volta c'erano più che altro, adesso rimane solo l'ombra perché tutto è stato fermato da quella diga là. Vediamo di non ucciderci, eh? Speriamo. Siamo in un posto abbastanza impegnativo. Ci era stato sconsigliato di venire fino a qua perché non c'era niente da vedere, però noi curiosi siamo venuti a vedere lo stesso. Là c'è un animale grosso che è entrato nell'acqua, non so cosa possa essere. Adesso cercherò di farci uno zoom e capire cos'è. Entra e esce, forse un coccodrillo.
Bene bene, siamo arrivati al Galton Gate. Abbiamo trovato la poliziotta che praticamente ci ha detto: non dormite in camping, perché sennò vi mangiano i leoni. Mi ha detto: leoni? Ma va, ci saranno mica i leoni. Ci sono i leoni. Allora abbiamo visto un posto vicino, abbiamo provato a chiedere quando sono passati i leoni. E fa: ma ci sono i leoni? Fa: no no, oggi non ci sono. Ma quando è che li hai visti? Ieri. Ieri, hai visto i leoni ieri. E allora abbiamo chiesto: ma ci sono i giaguari, no, i ghepardi? Sì, quelli c'è pieno. Ma sono tranquilli, non mordono. I ghepardi non mordono. Poi ci è andato di andare a un lodge, e al lodge abbiamo trovato questo, che praticamente dice: non uscire dal veicolo per i prossimi 16 km. State attenti, i leoni e gli elefanti. Velocità massima 40 km all'ora, no camping. Bene. Se almeno una volta non buchi, non sei venuto in Namibia. Non sei nessuno. Non sei nessuno. Da notare come ti è alzata la ruota posteriore. Quello è il creek più bello che abbia mai visto. È segreto questo. Eccoci arrivati alle Toscia. Noi entreremo dal Galton Gate. Ci sono quattro ingressi. Questa è la mappa. Il Galton Gate è qua a sinistra. Poi il più basso è l'Anderson Gate. Quello più a nord è il King Neyale Wambimpengane Gate, stato edificato in onore del re della Namibia. E poi il Von Lindeskist Gate, il più vicino a Zumeb. Yes, yes, yes. Ready? Yes. Yeah, you talk to Mr. Mark. Yeah, this is my country, my hometown. I'm from Valves, I'm driving to Tapina. Okay, okay. When you take the video to Italy, you must say hi to all the guys who are playing soccer there. Macello. C'è il piccolo elefantino. Si stanno riposando dopo aver fatto una giraffata giraffosissima. Vediamo se riusciamo a fare una frittata di zebra. Frittata di zebra, frittata di zebra. Vai, 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 beccane uno. No, niente frittata oggi. Vabbè, ci abbiamo provato, ragazzi. Una zebrata pazzesca. Struzzi. Beve. Stiamo andando a vedere
Olifantrus Hyde. Praticamente si fa un giro a piedi, dice di visitare a proprio rischio e pericolo, di non fare movimenti bruschi e di far silenzio o palevare. Oggi è un brutto giorno perché dovrò buttare via i miei pantaloncini perché si sono rotti qua, erano già rotti da un pezzo, io comunque li allaccio lo stesso. Poi questa tasca non serviva più perché è rotta, c'è una piccola lacerazione qua che passa fino dietro. Poi avevo un po' di buchi in giro e questa tasca è rotta, quindi oggi mi sa che purtroppo dovrò cambiare i miei pantaloncini preferiti. Andiamo a vedere se riusciamo a farci mangiare da qualche bestia feroce. Assolutamente no. Cambia un po' il colore, mi pare. No! Non è lui, cambia animale. Non vedo come fa. Bufalenzi. Che spettacolo! Ma che spettacolo! È l'alba di un nuovo giorno in Africa. Ogni giorno un turista si sveglia e caga una quantità incredibile, tutta notte sul cesso, tutte e due. Siamo svegliati alle 3 di notte, siamo andati a letto 12 e mezza, alle 3 di notte assetati come il deserto, e poi diarrea del viaggiatore pesantissima. Alla fine ho deciso di non dormire più perché poi ho anche straiato una bottiglia d'acqua sul materasso in tenda. E anche stanotte non si dorme, si dorme domani. Speriamo di trovare il leone almeno. Abbiamo trovato un bel aquilotto che muove il collo come un indiano. Sta avvistando qualcosa. Corri gazzella qua giù, tataram, go, corri da rapidi blu, tataram, fai felice tutte le jeep dell'umanità. Gazzella! Springbox. Uno Springbox Amendo. Addosso. Abbiamo trovato questo uccello gigante che sulle guide c'è scritto che pesa 15 kg, però non mi ricordo bene come si chiama. Dice che può volare, ma vola veramente di rado.
che versi? Beve, eh? Sarà Elo. È grosso. Siamo proprio nella salina, nelle tosce pan. C'è il nulla del nulla del nulla. Sembra un po' il Salar dei Uni. Il Salar dei Uni è un po' più bianco. Direttamente da dentro la macchina. Ci guarda. Sai guardare sulla guida come si chiama questo? Piccolino. Ce n'erano due, uno ci ha attraversato. Ti abbiamo preso, iena. La iena maculata. Spotted iena. È un cagnone. Non è un branco. Io li assaggerei volentieri. Mentre la strada è un po' come si deve. Bello, ma è un po' una follia arrivarci da Zunke, che è praticamente estremo oriente della Namibia. Si va al confine col Botswana, infatti qua è segnato proprio Botswana, in direzione Botswana si scende e si va da Groot Bottom. Dopo una strada veramente tosta siamo arrivati al Hollow Tree. È un baobab gigantesco. Altro mega baobab vicino a quello di prima. Bello, bello, bello. Ci sono anche gli scoiattoli. Ho trovato un nuovo nemico in Namibia. No! I show you.
La scala di prima. Come sei bello. Siamo in attesa del leopardo che passa giusto qua dietro, va a bere la pozzanghera e poi torna indietro tutte le notti. Domani ci faranno vedere le impronte, se non vedremo prima il leopardo ovviamente. E quindi gli ha chiesto: ma se di notte dobbiamo uscire ad andare in bagno e vediamo il leopardo, lui ha detto: no no, non lo vedete il leopardo, vi vede prima lui. Vi vede prima lui. Bene, abbiamo trovato un altro mega baobab gigante e stiamo mangiando i suoi frutti. Questo è il frutto del baobab, poi si apre e si mangia la parte dentro. Take this. Ci abbiamo anche una ballerina lì. I più fotografati dei Sun. Costi del materiale essenziale per sopravvivenza: acqua potabile di ottima qualità, 5 litri circa un euro. Un euro più o meno. Dovete fare una scorta molto abbondante. Finita, riempire il baule della macchina, perché se ti si ferma la macchina senza acqua qua sei veramente segato. Gasolio e benzina più o meno stesso prezzo, sugli 80 centesimi di euro al litro. E la birra circa 70-80 centesimi a lattina, che però non è mezzo litro ma è 440 ml, quindi direi che non costa proprio poco. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati al Niae Niae Pan, un'enorme laguna salata dove ci sono i fenicotteri. Ce n'è veramente un bel po'. Chilometri da Zunke c'è questo museo che si chiama Little Hunters Living Museum. Invece te cosa hai fatto? Qua dietro c'è una bella bottiglia di argilla tappaculo. Come mai? Domina. Diarrea del viaggiatore che non smette. Persistente. Molto persistente. Il panorama è veramente nulla, c'è il nulla da tutte le parti. E adesso andiamo a vedere cosa riusciamo a fare in questo posto qua, dove ci spenneranno i Bushmen, gli uomini della macchia. Siamo arrivati finalmente nel villaggio incredibile. Veramente, veramente bello. Sono tutti strafelici, contenti. Gli abbiamo dato un po' di riso, un po' d'olio, un po' di zucchero. Sono tutti super allegri. Adesso non tanto, stanno aspettando le fotografie. Si scatenano quando gli fai le fotografie. Ecco.
200.000. Treccina B è la più bella. Non possono anche le treccine. Beh, non si è quasi vista. Vediamo il tucano namibiano. L'avevo già visto in precedenza, ma non ero riuscito a riprenderlo. Adesso anche la ripresa del tucano. La Namibia è tagliata a metà da praticamente un check disease, un controllo malattie, dove non si può portare la carne da sopra a sotto e ci sono dei checkpoint, gli animali, la carne, il pollo, le vacche. Se devono passare la linea devono essere tenuti in quarantena per 3 settimane dentro un recinto con altre bestie, poi altre 2 settimane, 14 giorni, non ho ben capito. Comunque ci sono questi checkpoint dove praticamente c'è la polizia che controlla e quando esci passi anche in appositi punti dove ti disinfetti le gomme, passi in una vaschetta in una piscina dove ti disinfetti le gomme, fanno un controllo, segnano la targa, guardano nel baule se hai la carne e ovviamente c'è da dichiararla perché sennò si passano dei guai. Non so cosa succederebbe se porti della carne illegalmente, ma è meglio non farlo, diciamo. E in questi checkpoint di solito ci sono anche un po' di persone che chiedono i passaggi. Probabilmente dovremmo far salire qualcuno in macchina, visto che non sono pochi. Vediamo un po'. La strada rossa che entra nel verde e via, 230 chilometri. Finalmente riusciamo a vedere un uccellino che sta facendo il suo nido. Infatti quello è ancora verde e questo qua da parte è un nido finito. Va che abbiamo trovato! Ma guarda te chi c'è! Ma chi ha questo bel uccellino? Incredibile, riusciamo ancora a vedere uccelli nuovi. Questi sono strani, praticamente hanno il ciuffo. Sono dei piccioni col ciuffo. No, sono molto più belli. Sono bellini. Mangiano i fichi d'India, si pappano. Vediamo i nostri amici stercorari che stanno facendo le loro palline di cacca. Sono veramente belli. Cioè magari possono non piacere a tutti, però sono degli animali affascinanti. Questo sta arrotondendo la sua pallina di cacca. Un po' la mangiano, un po'
la fanno diventare tonda. Negro, potevi anche pelarlo sto cazzo di melone, sto sbrodolando ovunque. Quando è tardi non puoi fermarti, inventi il box del melone. Oggi sono 350 km, una tappa lunghissima, da sopra la capitale fino ad arrivare all'aeroporto dei nostri amici. 358 km e 500 metri, sono 18:28, basta, sono stanco, devo bere. Dopo una strada infinita siamo arrivati al Bitterwasser Lodge, dove dovremmo trovare i nostri amici con l'aereo. Sì. Sulle strade della Namibia troverete tanti cartelli con la freccia destra e con la freccia sinistra. Vuol dire che dopo un 100-150 metri c'è una grossa curva destra o sinistra. Ridurre la velocità perché sullo sterrato si sbanda e quindi si esce di strada, si derapa. O, visto che il peso della jeep è tanto, ci si ribalta. Quindi ridurre la velocità. Questo cartello di pericolo invece vuol dire che si sta andando verso un guado di fiume, verso il letto di un fiume. Sia che ci sia acqua, sia che non ci sia acqua, quindi o siccità o pioggia, ridurre molto la velocità, perché di solito ci sono delle discese molto forti e poi delle altre risalite molto forti. Sulla parte più bassa ci possono essere delle rocce, quindi ridurre molto la velocità. Altro cartello molto importante che troviamo in Namibia è questo. Praticamente è una strettoia dove c'è un cancello per il passaggio del bestiame, perché tutti i territori sono recintati e delimitati. Nel 1949 il governo sudafricano aveva nasato che le Nazioni Unite volevano porre fine al regime del Sudafrica, e infatti nel 1956 è appunto finito il regime sudafricano. Solo che prima che finisse hanno delimitato il territorio namibiano in 6.000 pezzi e li hanno dati in concessione a dei proprietari bianchi. Ogni pezzo appunto è delimitato da un cancello e una strettoia. Noi ci passiamo sui 40-50, quindi si riduce molto la velocità perché sono stretti. A volte ci sono anche dei cancelli chiusi, bisogna scendere e aprirli e poi richiuderli, perché sennò esce il bestiame. Thank you.
Figa, li molesta tutti, tutti li molesta. Non si fa avvicinare, volevo accarezzarlo. Siamo finalmente arrivati a Sesriem e Sossuvlei. È la stessa cosa? No, Sossuvlei è 60 km dopo da Sesriem. Ci sono due gate per entrare in Sesriem e per entrare a Sossuvlei. Il gate A e il gate B. Tra i due gate c'è una strada che arriva fino qua, che è il Sesriem Canyon, a 4,5 km dal campeggio e dal lodge. Questo canyon ha delle pareti alte 30 metri e una volta ci passava il fiume che si chiama, che si chiamava Saucab. E c'era, fino a un po' di anni fa, c'era ancora acqua e i turisti potevano anche fare il bagno, ovviamente adesso è tutto secco, come potete ben vedere. E quando c'è pioggia forte della montagna vicino che si chiama Narklflut Mountain, questo canyon si allaga ancora. Bello. E non c'è nessuno. Adesso andiamo di là o di là. Ciao, bye bye. Passiamo. Filetto di cornone. Cos'è questo? Filetto di cornone. E il cornone cos'è? Una costata di bestia. Orice. È strana sta carne, eh? Aspetta che accendo la luce, vediamo se si riesce. Ah, così sì. Filetto di orice e costata di bestia. Buona. C'è una volpe del deserto. Basta, danno un po' all'altro, diventa bello. Qui si muove. Basta. Siamo arrivati alla Duna 45, dai gate di Sossuvlei in quella direzione. Praticamente dopo penso 45 km c'è questa enorme duna, ma c'è pieno di dune, ci sono tantissime dune. Questa è particolare, tutta bella di sabbia rossa e ci si può salire a piedi. Adesso andiamo su. Queste sono le acace, alcune sono completamente secche e alcune sono secche da più di 500 anni, però sono ancora in piedi, è rimasto il tronco. Va bene, si sale. Panorama mozza fiato, anche il caldo mozza fiato. In direzione del Lidl Vlei, 2 km. Ma dove andiamo? In che direzione andiamo? Bella domanda. Aperta, c'è il deserto. Vabbè,
Andiamo. Oh, non so dove. Il consiglio di oggi: se dovete camminare nel deserto, evitate le ore più calde. Non fate gli stronzi come noi che a mezzogiorno vengono in mezzo alle dune nel nulla. miliardi di tutta la tabetta in bocca, dei miliardi di gradi. Ce l'abbiamo fatta forse. Lì dietro c'è sono morto. È mezzogiorno, ci sono tanti gradi. Forse ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al Sosul Play. La barzelletta di oggi è: sai quante dune ho visto? E l'altro risponde: qualche duna. Non è grassa. Solitaire, giusto perché ci passiamo. Dai. Ultimo giorno in Namibia, ultime ore in Namibia. Siamo sulla D1275. Siamo allo Spass a un'altezza di 1500 e stiamo tornando verso Windhoek. Bella vacanza, pesante, faticosa, lunga. Abbiamo visto tantissime cose tutte le sere. Per esempio questo insetto qua non l'avevo mai visto, è stranissimo, sembra una specie di coccinella ma magari mi sta succhiando il sangue, quindi affanculo. Ok, bene, quindi vacanza sta per finire, saluti alla Namibia, guardatevi questo bellissimo panorama finale.